Fra le centinaia di navi in disarmo della flotta degli Stati Uniti, nessuna ha un passato più glorioso di queste veterane della flotta subacquea. Queste sono le navi che nei tristi giorni immediatamente successivi a Pearl Harbor ebbero non solo il compito di vigilare sulle linee di comunicazione marittima, ma anche di portare l'offensiva contro il nemico. Questo film è la storia di una di tali navi e di uno dei suoi uomini, il comandante Kenneth White. Va bene. Dagli pure un'altra occhiata se vuoi. Tanto questo non cambierà nulla. È finito ormai. Ed è un bene che tu te ne sia finalmente reso conto. È finita in quel giorno di 5 anni fa. Guardala bene e ricordati. In realtà non è mai stata la tua nave. Era la nave di Rice. E sempre lo sarà. Comandante Joshua Rice, 11 settembre 1943, 14 agosto 1945. 14 agosto 1945, una data facile da ricordare. Il giorno del grande avvenimento, la fine della guerra col Giappone. L'ultimo giorno di comando di Rice. Il giorno prima, invece, il 13, fu il mio gran giorno. L'inizio del mio conflitto interno. È strano come gli eventi possano originare dal nulla e poi accumularsi così rapidamente che è difficile seguirli in un ordine qualunque. Migliaia di volte ho rievocato i fatti in cerca di una risposta che non verrà mai. Era il pomeriggio del 13 agosto e già da qualche giorno i giapponesi avevano praticamente rinunciato alla guerra sul mare. Noi incrociavamo inoperosi in un oceano deserto che ci circondava a perdita d'occhio con la sua grigia e calma immensità. Nulla lasciava indovinare che stesse per accadere l'episodio più significativo della mia vita. Vedete sul ponte! Vedete sul ponte! Esaurite a bassa pressione! Esaurite a bassa pressione! Posso salire sul ponte? Avanti! Bella giornata per fare il bagno! Io ci proverei, Ken. L'acqua farà 10 gradi. Rotta 290. Va bene. Da noi diciamo che è calda. Da noi, quando è così, stiamo chiusi in casa e beviamo whisky. Posso salire sul ponte? Avanti. È arrivato un po' di lavoro. Un nostro caccia è caduto in acqua. Pilota in mare sul canotto a 075 da Punta York. Ho fatto i calcoli. Potrà essere a un 15 miglia da noi. Rotta per 310. Pari avanti tutta. Rotta per 310. Pari avanti tutta. Canotto in vista, ore 2. Confermato. Hai posti per la manovra di recupero?
Avanti adagio. Mantenete rotta 3, 4, 5. Avanti adagio. Bene così. Bene così. Ferma dritta. Forza ragazzi, è un pesce grosso, eh? Ecco fatto. Grazie amici. Già fatto colazione? No, ma approfitterò dell'ospitalità. Avanti, mettete a posto quella roba. Niente di rotto? No, solo una puntura nella schiena. Avrei dovuto portarmi un libro, è noioso aspettare in quel modo. Non gli piace il servizio e rigettatelo a mare. Sono Ken White. Peter Morris, siete il comandante? No, il secondo, il comandante in torretta. Ah. È andata bene. Mm-hmm. Fate un buco in quel canotto, presto. Subito, comandante. Comandante, vi presento il comandante Peter Morris, il comandante Wright. Lieto di conoscervi. Grazie del passaggio. Come è andata? Mi sono messo dietro a un caccia e mi è mancata benzina per rientrare sulla porta aerei. L'hai buttato giù? Come una pera. Bravo. Ci sarà qualche indumento asciutto da dargli? Un paio di calzoncini, spero di sì. Vieni. Lì sotto? Tutto a dritta. Tutto a dritta. Pari normale. Pari normale. Ecco altri due trofei che abbiamo ripescato, i sergenti Kiver e Gentry. Salve. Il comandante Morris. Salve. Dove eravate? Su per fortezze. Ah, e dite un po', come si sta a bordo? Bene, ve ne accorgerete dal rancio. Non dirmi che non sei mai stato in Australia. No. Guai, ti hanno fregato. Se vuoi un consiglio, reclama. Matricola? 837611. Sydney. Che posto. C'era un'infermiera in quell'ospedale. E poi dicono della guerra. Che nave? Ticonderoga. Ma dimmi un po', come si fa a fare la guerra in queste scatole di sardine? Sottomarini. Io ci metterei dentro quelli dell'Accademia. Io sono dell'Accademia. Beh, un'altra gaffa. A che, con tutto il mio amore, Carol. Che bella mogliettina hai. Non è mia moglie. Non l'hai ancora sposata? Figlio mio, fatti visitare, tu devi avere la nebbia al cervello. Non è ancora decisa. Ma devi convincerla tu. No, non è il tipo, ha una personalità forte, una carriera. Dirige un ufficio di pubblicità commerciale. Tanto meglio. Senti, se avessi una ragazza simile la sposerei nell'intervallo di colazione. Ah, non lo metto in dubbio. Arne, ti presento Peter Morris, Arne Carson. Ciao, come va? Bene, grazie. Thomas? Comandate? Due caffè, per piacere. Subito, signore. Facciamo una partita dopo? Se sarò ancora sveglio. Che bella vita. Insomma, da quanto ho visto, voi non avete altro da fare che raccogliere gli aviatori caduti in mare e giocare a carte, o mi sbaglio? Beh, di tanto in tanto anche qualche altra cosa. Contale, sono 18, fra cui 5 da guerra. Oh, scusate, non sapevo che foste specialisti nel tiro a segno. Tutti meno io. Sono appena arrivato io. Nessuna azione ancora? Sono stato quasi sempre a terra. Tranne un breve periodo di imbarco. Mai visto un giapponese. Beh, ormai non ha più importanza. La guerra è praticamente finita. Fra un paio di mesi staremo seduti sui divani di qualche locale con un bel bicchiere di whisky davanti, contornati dalle giadre fanciulle. Ah. Dimmi una cosa, Morris. Sì. Pensi mai a nient'altro oltre le donne? No. La domanda di Morris mi rimbombava nella testa. Nessuna azione ancora? Morris era un burlone e temevo che mi prendesse in giro, ma non lo fece, gliene fui grato.
Mi sarebbe seccato che lo avessero risaputo gli uomini dell'equipaggio per i commenti che vi avrebbero fatto sopra. E nell'oscurità il pensiero mi tornava sempre alla mente. Dovrò allargarmi ancora la cinta. Sei certo che non ti mangiamo tutto? Oh no, ce n'è per tutti quanti. Io non capisco dove lo mettete. Abbiamo fatto cinghia per 2 mesi ad Okinawa. Che bella goletta. Ah, grazie comandante, ma è un brigantino. Ah. È difficile distinguerlo ora così, senza vele. Quanto credete che sia lungo al naturale? Beh, circa 10 metri. 20. Auguri. Grazie. Lo puoi fare anche da 100, tanto è un sogno. Un sogno? Senti, io mi sono arruolato per vedere il mondo, per scorrazzare sul mare. E invece ho passato 12 anni sott'acqua. Ma il giorno che finisce la buriana mi costruirò questo gingillo e mentre voi cercherete casa io starò sdraiato su una spiaggia dei mari del sud con tante belle figliole in sottana di paglia. Ah, io no. Io mi stabilirò al centro dell'America. E perché proprio al centro? Perché non vi è mare in un raggio di 2400 chilometri. E voi aviatori che farete alla fine della guerra? Ci arruoleremo in marina. Come va fuori? Bene. Tutto tranquillo. Sembra che la guerra sia già finita. Secondo me lo è. Chissà cosa ci aspetta adesso. È una parola. Non mi sono mai trovato alla fine di una guerra ancora. Comunque non ci faranno tante feste. Ma almeno la pelle è salva. Già, però non vi illudete. Anche il servizio di pace ha i suoi inconvenienti. Ve ne accorgerete quando vi sentirete dimenticato. E forse anche peggio, perché ci sarà sempre qualcuno a cui potrete dar fastidio. Intanto, come prima cosa, saremo assegnati a uno stupido lavoro di tavolino, mentre tutti quelli in borghese si fanno gli affari loro guadagnando quattrini. E uno si deve consolare con la convinzione che potranno avere ancora bisogno di noi, un bisogno disperato. È già qualche cosa. Per un ufficiale di marina deve essere tutto. Non ci scherzate, Ken. D'ora in avanti non sarà facile. Beh, finisco di scrivere a mia moglie. Mandateli i miei saluti. Sì, grazie. Parla il comandante. Va bene, vengo subito. Comandate gli uomini, Ken, pare che ci sia da fare. Una petroliera, 2 caccia di scorta e 2 mercantili. Non è un gran convoglio. Forse la nostra ultima azione. Camera di manovra, pronti per l'attacco? Camera di manovra, pronti per l'attacco? Camera di manovra, pronti per l'attacco? Doppi fondi allagati, pronti per l'immersione? Sì, signore, subito. Ken, le vedete nel periscopio? Sono a 035. In rotta. Le ho nel periscopio. Tutti a basso, immersione. Tutti i doppi fondi allagati. Assetto per 15 metri. Assetto per 15 metri. Ken, fatelo voi questo attacco. Prendetene 2 e facciamo 20. Grazie, ci proverò. 15 metri, assetto normale. Attenzione, nave di testa, rilevamento. Beta 40 a sinistra, giù il periscopio. È troppo scuro per la distanza. Lanceremo 3 siluri contro la prima nave, 3 contro la seconda e quelli di poppa contro la petroliera. Pronti i tubi di lancio, profondità 3 metri. Pronti i tubi di lancio, profondità 3 metri. Che cosa succede, Boyer? Se ti fai una passeggiatina sul ponte te ne renderai conto con gli occhi tuoi. Rilevamento. 026. Su il periscopio. Rilevamento finale e lancio.
Hanno accostato. Posizione nave di testa. Beta 30 a sinistra. Che distanza? Distanza 500. Rilevamento. Pronto. Attenzione. Fuori! Fuori uno. Fuori due. Fuori tre. Su! Seconda nave, attenzione! 35 a sinistra. Distanza? Distanza 500. Rilevamento. Pronto. Fuori. Fuori 4. Fuori 5. Fuori 6. Tutto a dritta. Tutto a dritta. Ne hanno affondate 18. Già. Il primo siluro dovrebbe colpire ora. 19. Tombola! Scusatemi. E ora vediamo la petroliera. Ha virato, è fuori tiro. Fatemi vedere. Dirige verso i fondali bassi insieme alla scorta. Chiudete i tubi di poppa. Chiudete i tubi di poppa. Bella manovra, Ken. Proviamo anche con l'altra? Quant'è il fondale? 18 braccia sotto la chiglia. Ah, è troppo basso. Ci vorrebbero le ruote per prenderla. Aspettiamo finché la scorta non se ne va. Poi emergiamo e vediamo quello che c'è. Forse troveremo qualcuno che ci darà le ultime notizie sul Giappone. Vediamo un po'. Scimmiotti! Come si dice salvagente in giapponese? Ma che non vogliono abboccare. Provate ancora. Aeroplano ore 5. Via dalla coperta, tutto attacco! Immersione! Immersione! Ma c'è mancato un pelo. Il comandante, dov'è? Troppo tardi. Sono tutti allagati. Arrestate la manovra. Assetto per 30 metri. Assetto per 30 metri. Tienti nascosto. Sì, signore. Perché non riemergiamo? L'aeroplano è ancora lì. Ha già scanciato tutto. E se ce ne fossero degli altri? Ci vuole solo un minuto ad uscire con un canotto. Proviamoci. Il comandante lo avrebbe fatto per chiunque di noi. Che ne dite? Turbine in avvicinamento per 350. Tutto a sinistra, rotta 220. Tutto a sinistra, rotta 220. Ma non possiamo abbandonarla. Basta, voi, scendete giù. Signor sì. Tutto a sinistra. Va bene. Il contatto ha cominciato a squillare. Fermi ai propri posti, motori al minimo. Fermi ai propri posti, motori al minimo. Rotta per 220. Va bene. Stanno dirigendo su noi. Inserisci l'altoparlante. Dirigono su di noi. Sembra un caccia, attenzione. Stanno passando sopra. Tutta dritta. Tutta dritta. I locali riferiscano. I locali riferiscano.
hanno preso. Tu non sei quello che voleva arruolare in marina. In questo momento vorrei stare sull'Himalaya. Questa è stata vicina. Non tanto. Quando fanno click, boom. Così non c'è da preoccupare. Qui corriamo rischio di fare tutti boom. Mi sono spiegato. Perfettamente. Batteria poppiera comunica perdite nella terza condotta d'aria. Squadra riparazione alla batteria poppiera. Squadra riparazione alla batteria poppiera. Cuneo. Martello. Ha fermato le eliche. Il contatto non squilla più. Avverti il comandante che si sente odore di cloro in camera motori. Subito. Torretta, si sente odore di cloro in camera motori. Sì, si sente odore di cloro in camera motori. Dobbiamo emergere subito. Fuori il periscopio. Suona l'allarme. Sì, signore. Armamento del pezzo. Pronto. Pronti per l'emersione. Emersione. Sì, signore. Distanza 350, cursore rosso 20. Distanza 350, cursore rosso 20. Aprite il fuoco! Aprite il fuoco! Cessate il fuoco! Cessate il fuoco! Non capisco. È arrivato un messaggio che il Giappone si è arreso, la guerra è finita! Tutto a dritta, pari tutta! Tutto a dritta, pari tutta! È troppo tardi per andare a cercare il comandante Perkins. Voglio tentare. Vedete sul ponte! Vedete sul ponte! Ken, è troppo tardi per loro, la guerra è finita un'ora fa. Rotta per 270! Rotta per 270! Girammo ed incrociammo in quel tratto di oceano in cui erano rimasti Rice ed il capo timoniere, ma non servì a nulla. Erano scomparsi senza lasciare traccia. Quando finalmente rientrammo nella baia di San Diego, la guerra era finita oramai da 4 mesi. Ed anche con le sue 20 bandiere dipinte in torretta, la nostra nave non attirò molta attenzione. E questo mi fece piacere. Non riuscivo a darmi pace di avere perduto comandante e capo timoniere nella mia unica azione di guerra. L'equipaggio invece non ci pensava già più e non si preoccupava d'altro che di rivedere famiglie, amici, fidanzate. Boyer, dal canto suo, non vedeva l'ora di liberarsi di un comandante che, secondo lui, non era degno di quella nave. Governate per 091. Governate per 091. La franchigia avrà inizio alle 4. Passare al comando e ritirare le licenze o gli ordini di servizio per quelli che restano a bordo. Ferma! Ferma! Figlio mio. Arrivederci. Ciao. L'abbiamo scampata, comandante. Tanti auguri, Ana. Altrettanto. Arrivederci, signor Carlson. Ciao, Ana. Arrivederci. È stato un piacere avervi come comandante. Grazie, Bixby. Speriamo di rimbarcarci insieme, signor Barton. Tante grazie, Boyer. Sono contento di essere stato con voi, signor Carlson. Moat. Comandante. La targa. Voi andate subito a casa di Perkins, vero? Sì, signore.
Se vuoi che vada io dalla signora Rice, lo faccio volentieri. Grazie, è compito mio. Scendo a terra. Tutti, alzati! Bentornato, marinaio. Mi sembra un po' sciupato. Ma sempre molto interessante. Io credevo che fossi a San Francisco. C'era. E ce la spassavamo un mondo, ti assicuro. Abbiamo saputo che rimpatriavo. Ero veramente ansioso di rivederti, Wai. Come hai conosciuto questo tipo? Si è presentato due mesi fa. È stata una combinazione. Sono arrivato, ho cercato sull'elenco, ho chiamato l'ufficio pubblicità, ho preso un tassi, tre autobus, ho camminato a piedi e chi ti vado a incontrare proprio lei. Possiamo anche muoverci. C'è una gran festa al Mogador. Possiamo prendere gli altri, prenotiamo la tavola e questa sera non mi chiedete di fare la persona seria. Io vi raggiungerò più tardi. Ho una visita importante da fare. Non è possibile. Non posso venire con te? No, resta pure con Peter. E se cambiamo idea, dove possiamo trovarti? A casa di Rice. Vado a trovare la moglie. Cioè, la vedova. Ci vedremo più tardi. Kane. Ciao, Alice. Accomodatevi. Da quando avete telefonato mi è scoppiato un raffreddore. Bel modo di accogliere un marinaio che torna a casa. Come va? Non lo so ancora. L'avete visto, Carol? Sì, è venuto al porto. Santi numi, e avete lasciato Carol appena sbarcato per venire da me? Sì, sono venuto... per consegnarvi un ricordo della sua nave. Apprezzo molto il pensiero e ve ne sono infinitamente grata. Siete molto gentile, ma la targa non dovrebbe rimanere a bordo. La nave andrà in disarmo quanto prima. Vi ringrazio tanto, Ken, ma... preferisco che rimanga a bordo. Al suo posto. Non ve la prendete a male? No. Spiegatelo anche agli altri. Certo. E ancora un'altra cosa. Volevo dirvi quello che è successo tra vostro marito e me. Non è successo nulla. Ma non avete sentito? Ma sì, state tranquilli. Sapete che avrei potuto riemergere. So che avreste potuto perdere la nave se lo aveste fatto. Tutti a bordo si sentivano di correre questo rischio. Tutti meno io. Ken, sedetevi. Dopotutto, è forse meglio che siate venuto qui come prima serata a terra. Vedete, io non solo so quello che è successo, ma immagino anche il vostro tormento. Buonasera, Alice. E il padre di Joshua, il comandante Kenneth White, l'ammiraglio Rice. Piacere di conoscervi, White. Ho inteso parlare di voi. Grazie, ammiraglio. Alice vi ha dato da bere? Sì, grazie. Bene, siete fortunato. Io devo versarmelo sempre da me. Io e Ken stavamo parlando di Joshua. Lui ha paura che la gente lo critichi per quello che è successo. Rocket. Vorrei poter dire lo stesso, ammiraglio. E perché no? Naturalmente tutti volevano risalire per salvare Joshua e Perkins. Ma era vostro dovere impedirlo. In certe circostanze è più difficile prendere la decisione giusta che quella... che quella coraggiosa. Avevate paura? No, non credo. Non lo credo neanch'io. Voi avete fatto una cosa giusta e anche quella coraggiosa. Se ci fosse stato Joshua al vostro posto, lui si sarebbe comportato come voi. Avrebbe pensato alla nave per prima. Non è così? Credo di sì, ammiraglio. Ma allora perché vi preoccupate? La guerra è finita, Ken. Dimenticate quella nave. Tornate da Carol e pensate al vostro futuro.
Dovete cercare di distrarvi. Ci proverò. Promessa. Ve lo ordino, White. Sì, ammiraglio. Buonanotte. Buonanotte. Che cosa fate? Non crederai mica di non darmi la rivincita, vero? Vediamo chi fa le carte. Mi sentivo così allegro dal giorno che mi arrestarono per schiamazzi notturni. Che ne pensano i dottori di quel velenoso whisky? Oh, è la schiena che mi fa male, mica il gomito. Il gomito funziona. Per me Morris fa meglio di noi. Credo anch'io. I dottori dell'ospedale non vogliono perdere la compagnia. Esattamente. La Marina si preoccupa che la mia preziosa persona rimanga protetta dal resto del mondo. Ti dispiace se balliamo? No, ballate pure. Finalmente, Ken. Non vedevo l'ora di riabbracciarti. Questo è molto grave. Togliamoci da questa folla. Ho un regalo per te. Oh? È un dente di formichiere femmina, un amuleto africano. Sapevi che i formichieri hanno di media 63 figli? E questa non è che la media. Salute. E dove l'hai trovato? Oh, l'ho comprato in uno di quei bazar dove si vendono pugnali di gomma e scherzi vari. Mi hanno detto che in Africa, se una ragazza vuole sposare un uomo, gli regala questo dente. Una specie di malia. E se lui rifiuta? Oh, viene divorato da un coccodrillo qualche giorno dopo. Piacevole alternativa. Stai a sentire, Ken. Io ho lasciato il lavoro, ho dato via l'appartamento e ho comprato un sacco di roba. E tutto questo perché? Perché il coccodrillo non deve mangiarti. In accoglimento della tua proposta, faremo una prova di 30-40 anni. Ti voglio bene. Non mi importa quello che ti hanno detto, cara. La Marina non si interessa della pesca dei merluzzi. Ma è stato un ufficiale a dirne. E quelli con i delfini sulla manica non sono maestri di nuoto. Potete farci le congratulazioni. Mi ha concesso la sua mano. Oh, complimenti. Beh, fate come volete, ma io sento il dovere di dirvelo. Rinunciando a me, avete rinunciato a una vita molto sentimentale. Ah, va, caro, non è il tuo tipo. Chi lo sa? Sì, sì, forse hai ragione. Per me ci vuole una donna carica di milioni. Un'anzianotta con tante svanziche che semini brillanti sul pavimento. Su, i bicchieri. Su, facciamo un brindisi. Beviamo alla salute degli amici più simpatici che esistano. E adesso per noi. Su, bevete, bevete. Questo è per noi. Che ci sia a tutti concessa una vita allegra e poco tempo per rammaricarcene. Salute. Io non ebbi troppe cose di cui rammaricarmi negli anni che seguirono. La guerra sembrava svanita nell'ombra del passato. Avevo trascorso 3 anni al ministero e ora da oltre un anno ero in arsenale alle dipendenze dell'ammiraglio Rice.
Avevo sposato Carol e la nostra vita scorreva piuttosto tranquilla. Vedevamo spesso Morris, il quale divideva il suo tempo fra noi e le sue molteplici avventure galanti. Nel mio ufficio ero qualcosa tra il sovrintendente e il magazziniere, con interventi sporadici per la riparazione di guasti e altri inconvenienti. Giorno. Giorno. Buongiorno, comandante. Buongiorno, Jack. A carte periodiche trimestrali, verifica mensile e richiesta di ramazze e vernice. 9 copie ciascuna. Ramazze? Devo firmare tutte le copie? Solo 8 vi stare la copia per noi. Già molto. La signora Cordo l'ha protestato per la canna fumaria. Ancora? Dice di avere la casa piena di fuligine. Il comandante Roberts ha avvertito che vi sono immondizie sul molo 2. Dì al comandante che gli manderemo una scopa appena ce la daranno. Pronto, White? Sì, subito, ammiraglio. Ammiraglio Rice. Forse avrà trovato una cicca sotto il tavolo. C'è il comandante White, ammiraglio. Fatelo passare. Subito. Buongiorno, Ken. Buongiorno, ammiraglio. Accomodatevi. Sigaretta? No, grazie. Come vanno le cose? Bene, per quanto mi riguarda. Vi piace il vostro lavoro? No, signore. Non posso darvi torto. Ho inteso che avete avuto una questione con la signora Cornwell. Ecco, vedete, sembra che non le vada genio il funzionamento della canna fumaria. Quella vecchia strega è più fastidiosa dell'influenza. Almeno a voi non sono scoppiate le caldaie come è successo a me a Norfolk. Ma no, signore. Beh, attento che non vi succeda. Avrei un incarico per voi. Un giornalista di New York sta preparando un articolo intitolato La flotta sotto naftalina. Fategli vedere qualche sottomarino. E quando verrà? Sarà da voi alle 11. C'è altro, ammiraglio? No, grazie. Dagli ordini. Quanti ne avete qui? 64. A 6 milioni di dollari l'uno sono 400 milioni di dollari. Se li vendeste come rottami, lo Stato potrebbe almeno recuperare una parte di tutto il denaro che ha speso. E se poi li servissero? No, la guerra prossima sarà a premi bottone. E allora aspettiamo di avere molti bottoni. Avete ragione. Quanto tempo ci vuole a riarmare uno di questi? Se occorre, meno di 2 settimane. Quando sarà tutto fatto, tranne il trattato di pace. Ehi, Gavi, qui c'è qualcuno che si è fatto onore. Ha 20 bandiere dipinte in torretta. Posso fare una fotografia? Fate pure. 20 bandiere. Cioè ha affondato 20 navi. Come si chiama? Tiger Shark. Tiger Shark? Ne ho inteso parlare. È probabile. Quello che ha perso il comandante l'ultimo giorno di guerra? Esatto. L'ufficiale che lo fece immergere deve aver passato un bel guaio. Chissà quante notti insonni dopo quel fatto. Non sapete mica chi fosse? Sì. Chi? Io. Scusatemi, comandante. Il giornalista aveva ragione dicendo che avevo passato un bel guaio. Il ricordo di quel fatto continuava ad ossessionarmi. Io mi sentivo il guerriero di un giorno che aveva perduto il suo comandante e il capo timoniere nella sua unica azione di guerra. Carol! Sono al telefono, Carol! Chi era? Era Morris, si è invitato a cena da noi. Non avevo un altro posto da andare? Ma caro! No, lo so, povero Peter, 2 anni in un ospedale, 3 operazioni di seguito e il compito di provvedere all'istruzione degli allievi. Posso richiamarlo se vuoi? Digli che ho l'itterizio. Si può sapere che cos'hai? Nulla. Eppure c'è qualcosa che non va. Come fai a dirlo? Te lo dico io. Sono stufo. Di cosa? Di tante cose. La monotonia dell'ufficio, il tram tram, fare l'impiegato, il portiere, l'ex combattente, tutto messo insieme. E perché non cambi lavoro? Ah, certo. Ora telefono al capo di Stato Maggiore e mi faccio dare il comando della flotta atlantica. Purtroppo è una cosa che non dipende da me e tu lo sai bene. Sono un militare, te lo ricordi? E come potrei dimenticarlo? E non riesci neanche a dimenticare il lavoro a cui hai rinunciato per sposarmi, vero? È meglio che non ti risponda. Carol non si meritava quella sfuriata, per nessuna ragione.
Volevo chiederle scusa, ma non sapevo trovare la buona occasione. Perciò, come tutti i mariti del mondo, pensai che un regalo, una piccola festa, avrebbero potuto sostituire le parole che non sapevo trovare. Ancora firme. Ed altre due cose. C'è un sottufficiale assegnato qui. E poi hanno telefonato dall'ufficio comando per sapere se abbiamo qui personale dei sommergibili. Perché? È venuto l'ordine di riarmare il Tiger Shark e sono a corto di equipaggi. Il Tiger Shark? Perché hanno scelto proprio quello? Non lo so. Qui non c'è nessuno. Telefono al comando? No, ci penso io. Per questo l'ufficio ritiro immondizie della Marina? Ciao, Peter. Ciao. Poi... Ti sei arricchito. Ah, certo. Orologi con bracciale d'oro e feste. Come ci riesci? Io sono uno che lavora e non uno sfaccendato come te, ha detto all'università. Sì, forse hai ragione. L'istruzione degli allievi è proprio una cosa da nulla. Non si fanno lezioni tranne navigazione, tiro, macchine, storia navale, armi navali, ordinamento, comunicazioni, commissariato, due o tre pomeriggi esercitazioni, un giorno alla settimana visita a bordo, due sere per preparare i temi di esame e tre per correggere i lavori. E tutto questo per certi zucconi di allievi di cui la maggior parte sta in marina come starebbe dentro una gabbia di tigri. Già, a tempo perso poi ci sono le feste. Vado a cambiarmi, vieni? Devo fare delle telefonate, ci vediamo al circolo. Va bene. Permesso? Capo silurista Boyer a rapporto, comandante. Ehi, Boyer, che bella sorpresa. Da dove sbucate fuori? San Diego. Ricordate il comandante Morris? Ah, sì, molto bene. Come va, Boyer? Come vi ha trattato la Marina? Benissimo, grazie. Io vi credevo in pensione ormai, è imbarcato su quella vostra goletta. Avete abbandonato l'idea? Io vorrei pregarvi di trasferirmi ad un altro ufficio. Perché? Voi dovreste essere l'ultima persona a domandarmelo. Va bene, Boyer. Presentatevi al comando. Credo che potranno utilizzarvi. Dì. Non fare tardi. L'unico guaio di insegnare all'Accademia è che gli allievi sono tutti maschi. Vero peccato. Cameriere. Ken, hai appena toccato la cena. Non avevo molta fame. Mi pare che l'orchestra sia molto meglio quest'anno. Sembrano gatti in amore. L'orchestra era buona a New London. New London. Ah, quello sì che era un bel posto a due ore da New York, sempre piena di magnifiche ragazze. E c'è anche una buona squadra di calcio. È cominciato il campionato? Sì. Io credo che vincerà Brooklyn, come l'altro anno. Ma se hanno preso un sacco di batoste? Quello dopo. Ma prima hanno vinto il loro girone. È il campionato che conta. E che ti importa? Lascia stare. Se non ne capisce nulla di sport, come fa a dire che vincerà Brooklyn? Beh, io l'ho letto sui giornali. Questa è bella, sui giornali. Ci sono certi che non pensano allo sport per tutto l'anno, poi all'epoca delle finali leggono un articolo e credono di essere competenti. Ah, non pretende di essere competente, è solo tifoso di Brooklyn. Bella anche questa, tutti sono tifosi per Brooklyn. Chi vuole ancora un po' di caffè? Ma lo sanno poi perché tifano per Brooklyn? Sei di cattivo umore, piantala. Io sono di umore normale. Tutta la sei presa per quella faccenda di Boyer. Perché non ti impicci degli affari tuoi? Beh? Andiamo, che smettila, è una festa data da te. Facciamo un brindisi. Sui bicchieri, amici. Sui bicchieri, ecco tutto quello che sai dire. Quando ti seppelliranno farai un brindisi anche al beccamorto, ma sii un po' più serio. Scusatemi, vado a strangolare mio marito e torno subito. Che? Cos'è che ti ha fatto arrabbiare? Niente. Non puoi andartene e lasciar tutti così. Non sopporto la compagnia. Ma che cosa ti è successo? Nulla, t'ho detto. Cos'è questa storia di Boyer? Ah, lui non c'entra. Ken, io ne ho abbastanza dei tuoi umori. Che figura mi fai fare con quella gente? Penseranno che sei pazzo. Non me ne importa niente. Ma a me sì! Non possiamo andarcene in questo modo. Non ti ho chiesto di farlo. Che cosa? Un po' di mal di testa.
È anormale avere il mal di testa? No, se non viene troppo spesso. Seppi della risposta di Morris e riconobbi che aveva ragione. Io avevo troppi mal di testa. E il fatto che Boyer lavorasse sul Tiger Shark non mi aiutava davvero a superarli. Comunque io non potevo stare lontano da quella nave verso cui mi sentivo attirato come l'ago di una bussola verso il nord. E mi aggiravo lì intorno senza sapere che mi stava per capitare un altro grosso grattacapo. Siamo a buon punto. Già, già. Fra una settimana cominceranno le prove in bacino. Sì, ho inteso dire. A me sarebbe tanto piaciuto imbarcare su un sommergibile. Fuoco a bordo! Dov'è? Nella batteria frontiera. Allontanate tutti. Sì, signore. L'avete circoscritto? Nella batteria frontiera, ma c'è un uomo dentro. Una combinazione d'amianto e le bombole d'anidride. Sono già andati a prenderle. Ma non c'è tempo, aprite il portello. Resistereste pochi secondi. Ma c'è un uomo là dentro. Faremo il possibile per salvarlo. Come per il comandante Perkins, io vi ho obbedito una volta. Ed obbedirete anche ora, mettetevi quella combinazione. Prendete il tubo. Fatelo scorrere. Isolate la batteria e staccate gli interruttori lassù. Sì, signore. Presto con quella combinazione. Pronti. Tenetela pure e portate le bombole dell'anidride. Gettatele dentro appena apro lo sportello. Ben fatto, Boyer. Dottore, come va? Forse ce la farà, ma ha le ustioni più brutte che io abbia mai viste. Non ve la prendete, White. Avete fatto bene. Mi pare sia ora che io cominci a far male. Salve. Grazie per essere venuto. No, non c'è di che, non c'è di che. Dunque, ditemi di che si tratta. A piccola posta. Firmato anima in pena. Peter, io sono disperata. Le cose vanno sempre peggio. Ci sono dei momenti che mi odia. Oh. È di umore pessimo. Da quando hanno riarmato la sua nave. Peter, cosa sarà? Io non sono un indovino e non ho ispirazione. Io devo fare qualcosa se non voglio che il mio matrimonio salti in aria. Non farebbe bene a nessuno. Tranne a uno come me. Oh, non vi preoccupate, non è vero. Io sono uno di quei tipi che stanno in tutte le comitive, che flirtano con le ragazze degli altri, per poi non cercarle più quando sono libere. Avanti, avanti, parlate. Se facessi visitare Ken da uno psichiatra. Chi va dallo psichiatra dovrebbe farsi visitare da un dottore. Scherzate. Ma io no. Vi sembrerà sciocco, ma... avevo anche pensato di fargli dare le dimissioni. Potrebbe essere una buona idea. È attaccato alla Marina, lo conoscete? Io so solo che il vostro matrimonio è in pericolo. Se non dipende da casa, dipende dal lavoro. Inutile cercare dettagli, che lasci la Marina.
Credete che sarebbe una soluzione? È l'unica soluzione. Ma lui adora la Marina. E lasciare un impiego, quale che sia, gli sembrerà un fallimento. Sciocchezze, che non sarà mai un fallimento in qualunque impiego. Si dia da fare, si congedi e si cerchi un lavoro. Anzi, voi che avete delle conoscenze, procurateglielo voi. Primo, io sono convinto che riuscirà bene. Secondo, che finirà questo dissidio fra voi. Terzo, che vivrete meglio e sarete ancora più felici. Sono 25 dollari per il disturbo. Ora vorrei bere qualcosa. Bene! Fred! Ehi, Fred! Sapete, ora che siete nuovamente felice, ricomincio a interessarmi a voi. Vuoi ancora caffè? Sì, grazie. Buone notizie? Sì, un'offerta per divenire capitano d'industria in una società d'elettricità. Bene! Egregio comandante, ci occorre persona che sovraintende la manutenzione. Sarei io. Ci è stato suggerito dall'ammiraglio Rice. Gentile, no? Le condizioni che vi offriamo saranno più che soddisfacenti per voi. Firmato il presidente John Matthews. È entusiasmante, specie quando parla delle condizioni. Chissà perché Rice ha scelto me. Tu hai tutti i requisiti per quel posto. Già. E ti vado ad andare a Portland? Dicono che sia bellissima. A parte la pioggia, il freddo intenso e il problema della casa. Ci sono degli alloggi nello stabilimento. E tu che ne sai? Oh, devo averlo letto. Come si chiamava quell'industriale che ti invitò a cena 2 mesi fa? Tu gli facevi la pubblicità per i frigoriferi. Era John Matthews, se ben mi ricordo. Ma tu credi che io sia scemo e non sappia pensare a me stesso? Oppure credi che io accetti facendo il pupazzo ai tuoi ordini? Cosa dai a Matthews in cambio? Gli fai la pubblicità gratis per la sua ditta? Non l'ho chiesto se c'era. E per l'ammiraglio fai la pubblicità anche a lui o ti sei lamentata per la durezza della vita che facciamo? Ho chiesto un consiglio e lui ha convenuto come Peter. Peter! Mi hai interrogati tutti. E il portalettere, che ne pensa? Hai scritto ai giornali? Hai scritto al sindaco? Va bene, hai ragione. Mi dispiace tutto questo. E riconosco di aver sbagliato agendo così, Ken, ma ritenevo che fosse una buona soluzione. Per che cosa? Per noi! Oh, Ken, tu sei in contrasto con il lavoro, con te stessa e con me. Qualcosa deve cedere. Vuoi che ci separiamo? Sai bene di no. Allora bisogna cambiare. Cioè Portland. Cioè un altro tipo di lavoro, un impiego, una professione, qualunque cosa. Poiché usciamo da questa situazione. E credi che congedandomi ci riuscirei? Certo. Beh, forse hai ragione. Altrimenti l'ammiraglio non ti avrebbe aiutata. Dove vai ora? In ufficio. Vado a scrivere la lettera di dimissione. Ed ecco qui il principio, la continuazione e la fine riassunti in una lettera sul tavolo dell'ammiraglio. Oggetto, dimissioni dalla Marina degli Stati Uniti. Già, la fine, tranne un'ultima occhiata al Tiger Shark. Ed è così che si sono svolti i fatti fino a questo momento. Oh, ma qual è la soluzione? Nonostante tutto il tempo che ci hai pensato sopra, hai trovato la soluzione. Perché non dici addio a questa scatola di sardine, come la chiamava Morris? Tutto sommato non si sposa la nave. E la targa che la vedova di Rice ha voluto che rimanesse nel quadrato è ancora qui. Perciò rimettila al posto e non ci pensare più. Tutti a passo, tutti!
pronti per l'emersione. Per loro la guerra è finita un'ora fa. Sapevo che saresti venuta a darle un'ultima occhiata. Ho un monte di cose da fare. Devo chiamare lo spedizioniere, prenotare i posti. Non andremo a Portland. Non mi toglierò questo chiodo scappando via. Dammi quel pezzo di carta, Ken. C'è il numero dello spedizioniere. Farò portare via solo la mia roba. Senti, ti prego. Carl, possiamo riparlarne. Basta, ne abbiamo parlato fino alla nausea. You can't seem to solve your problem in Portland and... Né io risolverei il mio qui. Non è giusto? È proprio un peccato. Sei un caro compagno. Non ci leggo più nulla, è tutto sgualcito. È un 6 o un 8? Stando al quartiere, deve essere un 8. Ciao Mike. Buonasera, comandante. Venite avanti. Scusate, ammiraglio, non sapevo che posto è qui. Ho lasciato una lettera sul vostro tavolo stamane, ma vorrei ritirarla. Fate bene. Tanto non avreste ottenuto nulla. Le cose sono cambiate da quando ho cercato di procurarvi quell'impiego. Per essere precisi, da oggi, ed è per questo che mi trovate qui, le truppe nordcoreane hanno attraversato il 38° parallelo. Ci saranno movimenti qui? Per quanto vi riguarda, sì. Dallo Stato Maggiore è già pronta una lettera per voi. Di che si tratta? Prenderete il comando del Tiger Shark. Salperete da qui il 5 luglio. Comandante, posso far staccare le linee telefoniche? Fate pure. Douglas, stacca i cavi telefonici con il molo. Ci siamo, mia cara. Non credo che Carol sia venuto. E cosa veniva a fare? Ad augurargli buona passeggiata? Attenzione, tutto l'equipaggio a bordo. Arrivederci, Al. Arrivederci, cara. Stai attento. Anche tu. Attenzione, tutto l'equipaggio a bordo. Mi raccomando, sii prudente. Arrivederci. Arrivederci. Non vuoi salutare il piccolo? Salutalo tu per me, non voglio svegliarlo. Ai posti di manovra! Via la passerella! Mollate le cime di prua! Dritto avanti ad agio! Sinistra indietro ad agio! Dritto avanti ad agio! Sinistra indietro ad agio! Cambia timone! Cambia timone! Molla a poppa! Molla a poppa! Pari indietro mezza! Pari indietro mezza! Attenzione alla sirena! Thank you.
Facciamo bei viaggi a spese dello Stato. Se solo 8.000 miglia stavolta. 8.000 miglia. E perché? Un servizio di guardia, dice nel libro di bordo. E nel mio libro c'è scritto pioggia, neve, grandine e galleggiare per settimane come un turaccio. Preferiresti stare a un Nam con migliaia di russi alle calcagne? Beh, lasciamo stare gli estremi. Senti, marinaio, non vedo cosa c'è da lagnarsi. È una barca che vale 6 milioni di dollari. Con la luce, riscaldamento, radio, aria condizionata, posta portata a domicilio del miglior rancio del mondo. C'è una cosa sola che non va su questa nave. Cos'è? Augurati di non saperlo mai. Fa più freddo. Il vento è cambiato. Ho i piedi gelati. Tra poco verrà Barton a darti il cambio. Hanno diviso la posta? Non ancora. Le lettere ci ricorderanno che siamo a Natale. Potremmo fare l'albero servendoci del periscopio. Posso salire sul ponte? Avanti. Scusa, Carlson. Mi sono fermato a sentire il bollettino. Chi ha detto? Niente di nuovo. La sacca resiste e l'evacuazione di uomini e materiale prosegue regolarmente. Quanti sono? Oltre 20.000. Come va? Io scendo giù. Rotta vera 355, velocità normale, batterie sotto carica, doppi fondi allagati. Siamo pronti per l'immersione. Bene. Gore, comandante? È stata distribuita la posta? Sì, signore. Gli altri ufficiali l'hanno già avuta. Grazie. Meno male. Lea ha di buono che scrive volentieri. No. Salire sul ponte? Avanti. Sono giunti ora. Tiger Shark incontri Concorde a 070019 Zebra Dicembre. Latitudine 3950 nord, longitudine 122.03 est. Per istruzioni su missione speciale. Entriamo in azione, è vicino alla sacca di Unna. Comandante, pronto per il passaggio sulla porta aerei. Roger. Benvenuto, comandante. Grazie. Morris vi accompagnerà nel quadrato. Ciao, Ken.
Com'è che sei qui? Ma è semplice, ho detto che non volevo imbarcare e poi ho voluto farti compagnia. Andiamo. Com'è l'ultimo bollettino sul fronte familiare? Tutto calmo. Non stai in pensiero? In pensiero per cosa? Beh, Carol ha lasciato l'impiego. Non ti ha scritto? Una lettera fredda fredda con i saluti. Ma non hai letto fra le righe? Forse il messaggio era lì. Messaggio? Andiamo, parla. Perché Carol ha lasciato l'impiego? Perché non lo chiedi a lei? Lo chiedo a te. Mi dispiace, devo avere lasciato la lettera di Carol nell'altra giubba. Signori ufficiali, sì? L'ammiraglio vi attende. Per il giorno di Natale contiamo di completare l'evacuazione di Ungnam. Fino ad ora tutto è proceduto regolarmente. Ma qui, a 50 chilometri dalla costa, c'è un campo di prigionia. In esso si trovano 200 soldati nostri, nonché il colonnello Walsh, con tutto il personale dell'ufficio informazioni. Questi ufficiali sono in possesso di notizie che potranno esserci di immensa utilità in futuro. Che genere di notizie, ammiraglio? Non conosco i dettagli, ma so che sono molto importanti. Abbiamo ordine di liberare quegli uomini. L'operazione di recupero verrà effettuata dai paracadutisti che giungeranno in volo da Tokyo. Nel frattempo, cacciatorpediniere inglesi eseguiranno puntate di diversione lungo la costa. Ed ora veniamo al nostro compito nell'operazione. L'esame dei rilevamenti fotografici fatti dal comandante Morris indica che l'unica rotta per i velivoli con i paracadutisti passa proprio sopra Koyosan. Però vi sono due grossi ostacoli. Qui, a Punta Nocomo, il nemico ha una stazione di avvistamento radar. E qui, a Koyosan, c'è la centrale telefonica. Entrambi questi impianti devono essere distrutti prima che arrivino i nostri aeroplani. E qui entrate in ballo voi, comandante. Sbarcherete degli uomini in quelle località stanotte, aspetterete da loro il segnale convenuto e poi mi trasmetterete per radio missione eseguita. Riceverete altre informazioni dal comandante Morris. Comandante Morris? Sì, Morris verrà con voi. In realtà tutto è imperniato su di noi. Se non prendiamo i rossi di sorpresa, massacreranno i prigionieri. E per sorprenderli dobbiamo far fuori i mezzi di comunicazione, è chiaro. Il maggiore Kim dell'esercito sudcoreano, il tenente Barton e io ci occuperemo della stazione radar. Li sbarcheremo in un canotto di gomma a Punta Nocomo. Andranno a terra ed aspetteranno per circa un'ora. Nel frattempo noi procederemo lungo la costa fino all'entrata della rada. A questo punto andrete in acqua voi due e continuerete a nuoto. La rada è minata e non possiamo accostare di più. Sì, signore. Alle 4:30 precisi, i due gruppi procederanno alla distruzione degli obiettivi. Appena finito, mi invierete i segnali convenuti. Io informerò la portaerei. Vi sono dubbi? Punta Nocomo in vista, 295. Benissimo. Pronti fra un quarto d'ora. Pronti, capo? Sì, abbassatelo. Mollate! Tenetelo sotto bordo. Pronto, Barton? Sì. Andiamo. Venti gradi di timone a sinistra, pari tutta. 20 gradi di timone a sinistra, pari tutta. 17 miglia in un'ora. Abbiamo appena il tempo. Rotta per 175. Rotta per 175. Una pattuglia? Sì. È libero ora. Aspettate qui, io conosco questo posto, vado a dare un'occhiata. Va bene, maggiore, andate. Complessivamente avete 30 minuti per arrivare a terra e distruggere il centralino. Il tempo è sufficiente.
Meglio così, perché se ritardate si sparge la notizia che la stazione radar è saltata, tutta l'operazione fallirà. Questo è tutto. Comandante, il direttore di macchina ha chiesto di fermare il motore di dritta. Che cosa? I cuscinetti scaldano. Si può riparare? Sì, ma ci vorrà almeno una mezz'ora. Arne, metti al massimo dei giri il motore di sinistra. Dà anche il sovraccarico. Aiutate in macchina, bisogna farcela. Sì, signore. Tutto bene? Sì. La stazione radar è a circa 400 metri da qui. Due sentinelle girano intorno, un po' a largo. E un'altra di guardia alla baracca. Scivoleremo fra le prime due e... Piglieremo la terza. Uccideremo la terza. In silenzio. Indosserò la sua uniforme. Quando avrete messo le cariche, io vi guarderò bene le spalle. D'accordo. Attenzione a filare prima che scatti il detonatore. Una volta regolato il tempo, non dipende più da noi. State tranquillo. Avviciniamoci. Velocità? 14 nodi. Diminuisce. Quanto c'è ancora? 6 miglia all'ingresso della rada. Ci doveva capitare proprio adesso. Eccola lì. Proprio davanti a noi c'è il frangiflutti. Credi che gliela faranno? Sì. Ma neanche una foca ci riuscirebbe. Li porterò nella rada. Vuoi entrare dentro? Lo so che è un rischio, ma questa volta bisogna correrlo. Una nave contro 200 uomini. Vale la pena. Tutti a basso. Immersione! Immersione! Speriamo che il maggiore faccia in tempo. Vedrai che arriverà qualche secondo prima. L'antenna. Tieni. Esplora 15 gradi a dritta e a sinistra, ci saranno delle mine. Sì, signore. Ma dove stiamo andando? A fare una visita. Fa salire i sommozzatori. Fate preparare i due sommozzatori in torretta. Ecco di fronte, 200 metri in avvicinamento. Tutto a dritta, pari ad agio. Tutto a dritta, pari ad agio. L'ostacolo si avvicina, dovremmo essere all'ingresso. Un cavo di mina. Tutto a sinistra, giù il periscopio. Thank you.
Che cos'è quel libro lì? La Bibbia. La Bibbia. Ringraziala. Barra al centro. Barra al centro. Rotta 225. Rotta 225. Mantenete assetto orizzontale. Trasmetti il segnale. Giù il periscopio. 11 metri. 10 metri. Il portello è fuori. Liberate il portello. Pronti per l'uscita? Aprite il portello. Adesso tocca a voi. Buona fortuna. Comandante, abbiamo ricevuto un messaggio dal comandante Morris. La stazione radar è saltata. Chiuso il portello. Assetto per 20 metri. Sotterriamo tutto quanto qui. Sì. Un momento. Sono io, il maggiore. Lieto di rivedervi. Com'è andata? Secondo il piano. Dammi il trasmettitore. Che c'è? Ci uniremo ai paracadutisti se ci riesce. Siete pronto? Pronto. Andiamocene via di qui. Nessun segnale, ammiraglio? Nulla. Da allora comunico ai paracadutisti di rientrare. Aspettiamo ancora un minuto o due. Nessun segnale ancora. Finalmente ecco il segnale. Giù il periscopio. Bisogna emergere. Lo sai che ci sono le batterie intorno alla radar? È l'unico modo per mandare il segnale alla porteri. Marconista, appena le antenne sono fuori dell'acqua, chiama l'ammiraglio Tobin. Trasmetti eseguito. Emersione! Dal sottomarino. Il Tiger Shark ha trasmesso missione eseguita. Informate subito l'ufficio operazioni. Sì, signore. Impartiamo acqua. Camera di manovra evacuata.
Appoppiamo! Abbandonate la nave, fate saltare le cariche! Salvagente, comandante! Grazie a voi. Sì. Ecco i paracadutisti. In perfetto orario. Ed ecco i caccia. Troveremo la spiaggia libera. Hanno una faccia come se non mangiassero da un mese. Già. Avete fatto l'appello, comandante? Tutti salvi, meno 4 quelli della stazione radar, 7 in tutto. A noi ne mancano 14. Le perdite non sono gravi, dato che ne abbiamo salvato 200. Il colonnello Walsh e i suoi ufficiali sono in salvo? Sono salvi e sono già stati imbarcati. Comandante, guardate chi c'è. Ve l'ho detto che avremmo trovato qualche amico? Gliel'hai fatta, eh? Sono lieto di rivedere le vostre facce sorridenti. Avete preso proprio l'ultima corsa. Ma roba da nulla, qualunque eroe lo avrebbe fatto. Ed eccolo qui. Complimenti per la buona riuscita. Dov'è il sommergibile? È affondato perché abbiamo avuto delle noie. Come delle noie? È passato attraverso un campo di mine subacquee. Ha lasciato i sommozzatori che potevano quasi pescare le telline. È emerso proprio in mezzo alla rada. Ha fatto a cannonate con una dozzina di batterie nemiche ed è stato affondato. E queste lui le chiama delle noie. Perché non gli date da mangiare? Subito, venite con me. Uè, mi pare che tu abbia vinto la gara di popolarità ormai. Sì. Con un voto contrario. Due voti. Che vuoi dire? Avevo promesso a Carol di non dirtelo perché non le sembrava opportuno darti la notizia, data tutta la questione con Boyer, la nave, eccetera, eccetera. Ma credo che sia il momento adatto. Carol sta per avere un bambino. Sì, sì, diventerai papà. Beh, andiamo a mangiare, ho fame. È affondato presso poco qui. Che triste fine per quella nave. No, non è triste. Dobbiamo essere fieri di lei. Essa ha per compagne tutte le navi che non saranno mai dimenticate. No, non è una fine. Io ti battezzo Tiger Shark II. Lasciateci passare, vogliamo vedere anche noi. Guarda quanto è bella, Pazzerotto. Salutala.